Buona giornata, benvenuti anche quest'oggi a questo appuntamento. Oggi è il 20 febbraio e il testo che leggeremo insieme si trova nella seconda epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo, al capitolo 1, il versetto 9. Dice così: che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù, prima dell'inizio dei tempi. Questo testo, è un testo a me molto caro perché lo trovo estremamente pratico, si lega molto al nostro vissuto quotidiano, perché ci fa vedere come sicuramente tra i piani di Dio c'era quello di darci la vita eterna, di salvarci, di farci vivere per sempre. Ma il piano di Dio non era solo in funzione di un futuro lontano, ma era anche in funzione della nostra vita, del presente, di oggi, dei momenti che viviamo, che abbiamo vissuto e che viviamo da adesso in avanti, qui su questa terra. Sì, perché il proposito di Dio non è quello che noi viviamo una vita abituale, secondo gli umori, in base a come ci alziamo la mattina, in base a come ci sentiamo, ma Egli ha uno scopo per la nostra vita, ha uno scopo per la mia vita, ha uno scopo per la tua vita, ha uno scopo per ciascuno di noi. Il problema è che molto spesso noi non ce ne rendiamo nemmeno conto di questo. Non trascorriamo del tempo a riflettere su questo, eppure il Signore ha degli obiettivi così alti per la nostra vita che se solo riuscissimo a coglierli saremmo veramente. Non c'è un termine per descriverlo, ma la nostra vita prenderebbe tutta un'altra piega, avrebbe davvero senso. E mi piace così potervi indicare qualche versetto prima dove dice che Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore, di disciplina. In altre parole, tutto quello che noi vogliamo fare al servizio di Dio, Lui ci darà ogni tipo di capacità per poterlo fare, per raggiungere l'obiettivo che Lui ha. Questo è l'augurio che io rivolgo a voi. Cercate l'obiettivo che Dio ha per voi, per la vostra vita, e vivrete una vita decisamente diversa, piena di senso e di significato. Che Dio vi benedica. E ora preghiamo insieme. Caro Padre Celeste, nostro Dio, nostro Signore e Salvatore, a te sia la gloria, l'onore e la lode. Padre, grazie perché questa mattina ci hai insegnato che tu hai per noi, oltre al piano meraviglioso della vita eterna, anche un progetto per questa vita. E noi, Signore, lo vogliamo cercare, noi lo vogliamo sapere, perché vogliamo cooperare con te, che tu possa realizzare ogni bene attraverso di noi. Noi vogliamo essere strumenti nelle tue mani. Grazie per questa possibilità a cui tu ci hai chiamato. Benedicici, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Buona giornata.